Ancora sangue sulle strade, questa volta a perdere la vita su un'arteria già teatro di terribili incidenti. La cilentana è stato un ragazzo di soli 19 anni. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20, ieri sera, tra le uscite di Futani e Massicelle. Bello e troppo giovane, Mauro Vigorito è deceduto sul colpo alla guida della sua Peugeot 208, sulla quale procedeva in direzione Massicelle. All'improvviso l'autovettura si è scontrata con un Opel Agila che viaggiava in senso opposto, guidata da una quarantenne di Rocca Gloriosa. Mauro tornava dal lavoro, da alcune settimane infatti era apprendista meccanico a Vallo della Lucania. Ancora da accertare le cause della tragedia. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Cuccaro Vetere e dei colleghi della compagnia di Sapri, una delle due vetture ha invaso la carreggiata opposta, per motivi ancora da accertare. Il sostituto procuratore Valeria Palmieri ha aperto un'inchiesta e le due auto sono state sottoposte a sequestro. Al momento dell'incidente sulla zona era in corso un forte temporale e la visibilità era scarsa a causa della nebbia e così l'impatto è stato violentissimo. Il corpo del giovane è rimasto imprigionato nelle lamiere, solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di liberarlo. La donna, che invece è stata trasferita in rianimazione all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove peraltro lavora come dipendente di una cooperativa che gestisce la mensa, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e la prognosi è attualmente riservata.